Come immagino sappiate, nella giornata di ieri sono state annunciate delle informazioni importanti su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Nonostante queste ultime per la maggior parte fossero già trapelate in alcuni video, diciamo, non ufficiali prima e poi con un video ufficiale sul canale giapponese, comunque non ci sono state negate altre informazioni supplementari a quelle uscite il giorno prima, tra le quali le descrizioni e delle curiosità sui nuovi Pokémon usciti, delle precisazioni, diciamo, sui Pokémon precedenti, delle nuove funzioni di gioco di cui andremo a parlare più approfonditamente in un video a parte e anche alcune informazioni molto particolari sulle nuove forme di Zygarde, finalmente oserei dire. Direi di iniziare a parlare delle descrizioni di questi nuovi Pokémon, dei 7 nuovi Pokémon usciti nella giornata del 30 giugno. Iniziamo con il primo, ossia Tapu Koko, esattamente, lo saprete già, ma è proprio lui, il guardiano dell'isola di Mele Mele, il Pokémon leggendario della prima isola del gioco. Questa descrizione, la prima che ci viene fornita, è molto interessante perché ci dice che è un Pokémon con un carattere, qua viene definito capriccioso, e che non aiuta coloro che è in difficoltà. Vi ricordate quella teoria in cui avevo parlato di questo Tapu Koko, appunto, che poteva essere ispirato al dio della guerra Ku? Beh, signori miei, questa descrizione mi convince ancora di più di quella mia precisazione, dato che a quanto pare non sembra un essere benevolo, ma qualcosa di molto più iracondo, diciamo. Ci viene poi fatto notare che questo Pokémon è un Pokémon che, se nota che un altro Pokémon, una persona, suscita il suo interesse, si mostra a lui per giocare o lottare. Attenzione, questa cosa è molto interessante perché nel trailer ci viene detto che noi incontriamo Tapu Koko, quindi è davvero possibile che questo Pokémon sia venuto in contatto con noi perché ci ritiene delle persone particolari. Questa cosa qua non mi fa ben sperare, se devo essere sincero, perché temo davvero che questo Pokémon ci possa essere dato in affidamento all'inizio. Potrebbe anche non essere, ma è una cosa che mi preoccupa perché non vorrei che il gioco fosse troppo facile. In ogni caso, questo Pokémon qua ha anche dei lati che io trovo negativi. Sto parlando della sua mossa peculiare, ossia Ira della Natura, una mossa che dimezza i PS del bersaglio. È in pratica super zanna ed è una cosa che non mi è piaciuta per niente, perché da un Pokémon leggendario io mi aspetto una mossa forte. E anche questa cosa mi preoccupa perché ha una mossa così debole? Davvero? E deve essere un leggendario? Non vorrei che ci fosse dato all'inizio del gioco. Spero davvero di no. In ogni caso si ritrova anche una bella abilità molto particolare, ossia elettrogenesi. Questa abilità praticamente trasformerà il campo di battaglia in un campo elettrico. Campo elettrico che permetterà a tutte le mosse di tipo elettro di fare male ai Pokémon che si trovano a terra e impedendo a qualsiasi altro Pokémon di addormentarsi. Questa abilità la trovo molto interessante, soprattutto per il fatto dell'impedire l'addormentamento, cosa che potrebbe essere molto utile in un futuro competitive di settima generazione. Infine, su questo Pokémon ci viene detto una cosa molto, diciamo, ecco, misteriosa, se così si può dire. Ci viene detto che questo Pokémon immagazzina elettricità rinchiudendosi nel guscio che si forma quando chiude le braccia, come potete vedere da questa immagine. Ma sembra che assuma questa forma anche in altre occasioni particolari. Quale sarà questa occasione particolare? Non si sa ancora. Sta di fatto che questa forma qua, che assume appunto quella che qua ci viene definita come un guscio, ricorda molto un tiki hawaiano, e questo potrebbe essere collegato, secondo me, a qualche rito che ci sarà durante la trama. Passiamo ora a un altro Pokémon, ossia Karjabug. Karjabug ci viene finalmente fatto, ci viene detto, insomma, che sarà l'evoluzione di Grabbin. Questa cosa qua sinceramente non mi piace perché non la trovo una linea evolutiva coerente, e sinceramente per ora penso che sia la peggiore linea evolutiva mai fatta. Attenzione, attenzione, non sto dicendo i peggiori Pokémon, la peggiore linea evolutiva, perché non ci trovo una connessione fra i tre Pokémon. Mi sembrano tre Pokémon troppo differenti per appartenere alla stessa linea evolutiva. Comunque, di questo Karjabug ci viene detto che è un Pokémon, e si era intuito direi, che è un Pokémon che rimane perfettamente immobile e che trascorre la maggior parte del suo tempo sottoterra.
Questo Pokémon, essendo di tipo elettro ed essendo ispirato a una batteria, è in grado di immagazzinare energia e qua ci viene detto che ne immagazzina talmente tanta che potrebbe coprire il fabbisogno energetico di un'abitazione per addirittura un giorno intero. Signori miei, faccio una piccola nota qua. C'era stato detto che i Pokémon di Alola sarebbero stati molto, diciamo, naturali, però qua questo Pokémon qua è ispirato a una batteria, coerenza zero. Tra l'altro la sua abilità si chiama proprio batteria, gli permette di potenziare le mosse speciali degli alleati, insomma un'abilità che potrebbe tornare utile in un VGC. Ma signori, dubito che questo Pokémon venga utilizzato in VGC, perché signori miei, si evolve in Vikavolt. Vikavolt, che come vi ho già detto è uno dei Pokémon che preferisco di questi qua annunciati. Questo qua è anch'esso di tipo coleottero elettro ovviamente, ed è molto interessante. È l'evoluzione finale di Grabbin, come già detto, e di questo Pokémon mi piace particolarmente il concept. Oltre al fatto che ci viene detto che è un Pokémon che controlla le sue mosse elettriche utilizzando le sue fauci, chiamiamole così, mandibole, ecco, mi piace davvero il concept, perché questo Pokémon utilizza Carjabug, ossia la sua evoluzione precedente, come batteria, utilizzandolo appunto per poter utilizzare continuamente le sue mosse di tipo elettro. La cosa un pochino più inquietante è che nelle battaglie aeree lo lascia cadere, praticamente lo condanna a spiaccicarsi al suolo pur di diventare, diciamo, più mobile e di poter attaccare più agilmente il suo nemico. Sì, è un Pokémon un po' egoista, un po' così, però questo concetto mi piace, ossia il Pokémon che utilizza i suoi sottoposti come batteria per utilizzare le sue mosse. È una cosa che ha un suo perché. Oddio, Carjabug mi fa comunque schifo, però perlomeno il concept che c'è dietro può essere interessante. Come abilità avrà levitazione. E sinceramente ammetto che sono stato un pochino deluso, perché io ho sperato fino all'ultimo che avesse come abilità insettocchi, tanto che può imparare falce e cannone, sarebbe stata una combinazione stupenda, ma purtroppo non è così. Anche levitazione comunque ha il suo perché, perché oltre al fatto che vola, è un Pokémon di tipo elettro e comunque ottiene un'ottima immunità, diciamo. Passiamo ora a Drampa, l'unico Pokémon di tipo normale drago mai creato. Di questo Pokémon, oltre a sapere che apprende la mossa Dragospiro, veniamo a conoscenza del fatto che vive molto isolato su montagne alte 3000 metri. Questo Pokémon, diciamo che si fa vedere solo quando deve cercare delle bacche, infatti scende dalle montagne semplicemente per rifocillarsi. È comunque un Pokémon che, nonostante sia isolato, è molto comunicativo, ama i bambini e diciamo che si fa vedere spesso in zone in cui essi sono presenti, quindi nelle scuole o nei parchi. È un Pokémon di indole gentile, è un Pokémon che non vuole fare male a nessuno, ma si arrabbia molto se un bambino dovesse farsi male. Purtroppo, o per fortuna, dipende da come lo vedete, questo Pokémon sembra palesemente ispirato al drago della Storia Infinita, un film abbastanza vecchio che vi consiglio tra l'altro di vedere perché è molto bello. E sì, anche questo drago qua stava con un bambino, ed è una cosa strana che la Game Freak abbia preso spunto da un film. Oddio, magari non l'hanno fatto appositamente, ma la cosa è abbastanza sconcertante, devo dire. E comunque qua poi ci viene detto che la sua terribile mossa Dragospiro, notoriamente di potenza 60, può abbattere un edificio, ed è proprio terribile, sì. La peculiarità di questo Pokémon è, guarda caso, che avrà un'abilità mai sentita prima, ossia Furore. Questa abilità permetterà a Drampa di aumentare il proprio attacco speciale di uno stadio nel momento in cui i suoi PS scenderanno a metà, alla metà punto, devo dire. E vabbè, in ogni caso questo Pokémon possiederà anche l'abilità Mangia Erba, che per un Pokémon drago non so se possa essere troppo utile, sarà utile per i Predict, io non lo so. E adesso passiamo a lui, Bruxish. Oh Gesù, Pokémon sfregadenti di tipo acqua psico. Sappiamo di lui che può imparare psiconda e io sinceramente ho paura per un'affermazione che viene fatta qua. Ossia ci viene detto che i bagnini lo utilizzano per contrastare i Pokémon di tipo acqua. Ho paura che sia spammato come la merda. Sul serio. È comunque un Pokémon per certi versi interessante, perché ci viene detto che con i suoi poteri psichici è in grado di causare dei forti mal di testa ai propri nemici
e che nel momento in cui utilizza questi poteri digrigna i denti producendo questo rumore fastidioso che penso sia simile alla graffiata sulla lavagna della professoressa, che diciamo fa scappare chiunque, cioè ecco perché lo tengono lontano ed ecco perché io ho paura che ogni cazzo di allenatore che sfiderò in acqua ci avrà questo coso. Ci viene poi detto che la sua tattica di caccia è praticamente insabbiarsi lasciando fuori solo la sua piccola antenna sopra il capo che emetterà dei suoni radar che percepiranno appunto le prede che lui andrà a catturare. La cosa più interessante e più utile, spero, di questo Pokémon è l'abilità, ossia Corpo Sgargiante. Questa abilità secondo me sarà veramente, veramente utile nel competitive, perché praticamente blocca le mosse di priorità come attacco rapido o extra rapido. Davvero potrebbe essere il futuro del competitive questo Pokémon, perché potrebbe essere un anti-Talonflame, un anti-qualsiasi Pokémon. Questo qua secondo me sarà il counter perfetto per quel diavolo di Talonflame. In ogni caso, la sua abilità secondaria potrebbe essere anche Ferro Mascella, ma io dubito che troverò gente che ha Ferro Mascella con sto coso. Passiamo adesso a Cutiefly, il Pokémon Zanzara che obiettivamente in questi giorni ho rivalutato molto, perché lo trovo un Pokémon dal design semplice, ma allo stesso tempo molto molto carino. Questo Pokémon è riconosciuto come Pokémon Bombilide, che non so bene cosa sia, sta di fatto che è di tipo coleottero folletto e dai trailer sappiamo che può conoscere la mossa Vento di Fata. È un Pokémon molto curioso, perché sembra essere in grado di percepire l'aura di tutte le forme di vita, Pokémon, animali, piante, insomma, qualsiasi cosa. Ci viene detto qua che sembra, a quanto pare da studi famosissimi, che l'aura degli esseri viventi che provano emozioni sia uguale a quelli dei fiori, e quindi questo Pokémon qua, andando, diciamo, essendo predisposto ad andare dai fiori, si avvicina alle persone felici o tristi. E niente, questo Cutiefly sembra essere un Pokémon non di città, insomma, che abita fuori dai centri abitati, ma che sia in grado di spingersi fino alle metropoli e addirittura all'interno degli edifici, appunto attirati da queste emozioni che gli esseri viventi provano. Ok, questo qua è ufficialmente il Pokémon Zanzara estiva che deve venirmi a pungere il braccio. In ogni caso, come abilità conoscerà Mielincetta, che, ignoranza mia, non so cosa sia, o Polvo Scudo. Ed infine, settimo ed ultimo Pokémon, mannaggia lui per il nome, Togedemaru, Pokémon riccio palla di tipo elettro-acciaio, palesemente il nuovo Pikachu. La sua abilità sarà Parafulmine e dai trailer capiamo che può imparare Scarica. Questo Pokémon utilizza la sua spina, quella che possiamo notare sul suo di dietro, detto in maniera molto molto tecnica, ecco, come Parafulmine, appunto, come dice giustamente l'abilità. La sua peculiarità, la sua arma principale è quella di raggomitolarsi diventando una palla di pelo con delle spine, praticamente quella che ha giù il mio cane. Per attaccare con le sue mosse di tipo elettro, questo Pokémon utilizza proprio l'energia immagazzinata da Parafulmine. E qua ci viene detto che molti allenatori hanno messo a punto questa particolare strategia che permette a Togedemaru, io morirò a pronunciare sto nome, che permette a questo Pokémon, facciamola così, di assorbire gli attacchi di tipo elettro e di rispondere con una potenza molto maggiore. Questo mi fa pensare ad una mossa nuova, ipotetica, un qualcosa, una sorta di specchio velo di tipo elettro, una cosa strana così. In ogni caso, in caso dovessero esserci tempeste o fulmini, questo Togedemaru sarà visto appostato con la sua spina in alto per cercare di prendere l'energia, giustamente oserei dire. Passiamo un pochino velocemente in rassegna ciò che è stato aggiunto nelle rivelazioni di ieri. In sostanza, sono stati rivelati i nomi occidentali di Nequala e di Wanko, ossia Komala e Rockruff. A questi due nomi non so sinceramente come farò ad abituarmi, perché io i Wanko ormai lo conosco come i Wanko, soprattutto lui è il problema, però signori, vedrò di farci l'abitudine. Di Nequala ci viene detto che è un Pokémon che praticamente dorme sempre, anche quando sembra faccia delle attività, diciamo, che richiedono un po' di coscienza. Infatti combatte dormendo, mangia dormendo, si sposta dormendo, insomma, è un incredibile dormiglione. La cosa a cui è più affezionato è il suo tronco, che io avevo erroneamente definito un tamburello quando era stato rivelato per la prima volta,
ed è un Pokémon che però apparentemente nel sonno riesce a percepire ciò che gli viene detto o ciò che sente dalle persone che si trovano nei suoi paraggi. Infatti durante il sonno fa delle smorfie un po' strane che però alcuni hanno a quanto pare interpretato semplicemente come dei sogni e dunque delle coincidenze. Di Rockruff ci viene detto in sostanza quello che si direbbe di un cane normale, ossia che è un ottimo olfatto, che è molto socievole, che combatte con coraggio anche con gli avversari più forti di lui. Ma signori miei, la vera notizia è che questo Pokémon si può evolvere. Come si evolve? Quando giunge il tramonto, questo Pokémon qua si allontana dal suo allenatore per tornare all'alba completamente evoluto. Mi sa tanto di lupo mannaro questa cosa e oh mio Dio cosa potrebbe succedere. Ci sono stati poi mostrati alcuni screen di gioco nel quale si può intuire che sarà riproposta, come non è stato fatto invece in Pokémon Omega Rubino ed Alfa Zaffiro, la possibilità di cavalcare i Pokémon e di visitare la regione cavalcandoli. In questo screen vedete l'allenatore sopra a uno Stoutland. Ma signori miei, la cosa più interessante della quale vi andrò ad approfondire in un video che spero di far uscire domani è la presenza di mosse dalla potenza spettacolare. Questo argomento lo approfondiremo veramente in un prossimo video perché è qualcosa di veramente interessante ed è probabilmente la meccanica introduttiva, innovativa di questi nuovi giochi, come lo erano le mega evoluzioni nella sesta generazione. Infine sono stati, finalmente oserei dire, rivelati dettagli importanti sulle forme di Zygarde. Ci è stato detto che i nuclei sono la parte intelligente, quella che comanda, mentre le cellule non sono pensanti e agiscono secondo gli ordini dei nuclei. Poi ci vengono rivelate le utilità delle forme di Zygarde, ossia quella 10%, quella 50% e infine quella 100%. In particolare ci viene riferito che la forma 10% è in grado di staccarsi da Zygarde per combattere in maniera diciamo autonoma, mentre la forma 50% pare essere appunto una forma diciamo vivente ma alla quale mancano delle cellule, cellule che poi andranno a formare la forma 100%. Questa forma 100%, come già intuibile, sarà ottenibile attraverso l'utilizzo di un'abilità che entrerà in funzione, diciamo, nel momento in cui Zygarde, 50%, 10% che sia, perderà molti PS. Questa abilità si chiama Sciame Fusione e permetterà a Zygarde di diventare 100% e in sostanza di spaccare i culi. Bene signori, le news terminano qua. Sono state rivelate anche altre cose, ma sono cose che più o meno avevamo già sentito. Mi scuso per il video lungo, ma sono state veramente annunciate tantissime cose. Spero che comunque vi sia piaciuto e che l'abbiate seguito fino a qua. E niente, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati. E noi ci becchiamo in un prossimo video.